Entra in vigore domani il periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi in Campania. Durerà 4 mesi fino al 15 ottobre e prevede 5 importanti misure di prevenzione. Per salvaguardare il patrimonio boschivo scatta il divieto di accendere fuochi all'aperto nei pascoli o nei boschi fino ad una distanza di 100 metri dai boschi stessi. Il divieto di combustione di residui vegetali, agricoli, forestali. Il divieto di bruciare stoppe ed erbe infestanti, anche incolte. Il divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 chilometro dalle superfici boscate e pascoli, salvo deroghe specifiche. Il divieto nei boschi e nei pascoli di usare motori o fornelli che producano braci o faville, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, far brillare mine, fumare o compiere altra azione che possa creare comunque un pericolo mediato o immediato di incendio, come ad esempio gettare fiammiferi o sigarette accese, stare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate. Numerose sono le prescrizioni per le autorità competenti, sono richieste ad esempio precauzioni per le esercitazioni militari, nonché per il transito di treni in zone boscate. I privati concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico o commerciale devono mantenere sgombre priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 6 metri. I proprietari o detentori di aree boscate sono tenuti a provvedere al decespugliamento laterale ai boschi lungo il perimetro di aree boscate. Va creata una fascia di rispetto priva di vegetazione tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi. La Protezione Civile della Regione Campania richiama l'attenzione dei sindaci sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. E ricorda inoltre l'obbligo per i comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché la redazione e l'aggiornamento del piano di protezione civile.